Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel, indo embora pra não mais voltar, tendo como guia Iemanjá. Abbiamo appena cominciato, è solo l'inizio, questo per noi non è il punto d'arrivo. Una mossa del genere non può che essere fisiologicamente e naturalmente per noi la partenza, perché ci sono tantissime storie da raccontare che devono e vogliono essere raccontate. Qual è lo spirito di Shoot for Change? Volontariato, coinvolgimento sociale in prima persona, impegno sociale e cercare di apportare con una scatoletta di plastica o di metallo, che è semplicemente un filtro, una macchina fotografica, una apertura degli occhi sulle crisi sociali dimenticate, sottovalutate o ignorate. Mario Anzol. Chimbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar. Uno dei progetti più rilevanti che ha avuto termine il 19 giugno è stato un progetto chiamato Punto di Fuga, che abbiamo fatto in collaborazione con la Casa di Giorgio, un progetto ideato dai Liberi Nantes, in cui abbiamo semplicemente fornito delle macchine fotografiche alle ragazze che abitavano quel centro, rifugiate politico, richiedenti asilo, e hanno scattato, ci hanno raccontato la loro realtà, la loro visione della Roma che abitano, i loro percorsi urbani in qualche modo. E abbiamo il 19 giugno, in occasione della giornata mondiale dei rifugiati, abbiamo presentato nel campo dei Liberi Nantes la mostra con i loro lavori. L'idea straordinaria che sta dietro questo progetto è del crowd photography, l'idea che la fotografia sia fatta da tanti, che questa sia un'opportunità questa per leggere il mondo per quello che è, come un prisma, tante facce, e ogni faccia ha un'interpretazione che è legata alla soggettività di chi guarda. Questa cosa è interessante. Non amo la fotografia verticale, quella dei grandi fotografi. Mi interessa, ecco, il digitale sta permettendo il fatto che si sia abbassato un livello tecnico dell'approccio e può corrispondere a questo abbassamento tecnico un innalzamento del livello etico. Cambiare il mondo con la fotografia, secondo te è possibile? Sì, sì, è possibile, perché eccolo io questa, questo mio amico Andrea Polacco. Mi piace poter pensare che una fotografia possa occuparsi della prossimità, di ciò che ti è vicino, di quel meraviglioso o di quel terribile che sta a un passo da te. Ecco, la fotografia può paradossalmente tirar fuori questa sorta di eccezionale che è nell'ordinario che ci circonda. La mostra fino a quando sarà visitabile? Fino al 30 settembre a Palazzo Valentini, nella provincia di Roma. Chimbalaê, toda vez que ele vai pousar.